quello che accade lì dentro ebbe dell'incredibile. In uno spazio senza logica confluirono persone da tutta Europa che seppero superare il dolore, la separazione dalle loro famiglie solamente grazie alla solidarietà, alla convivenza, alla fratellanza. Parlare di Ferramonte di Tarsia non è un argomento semplice, soprattutto quando si ha a che fare con temi legati alla memoria, con temi che hanno un po' rappresentato un momento difficile per l'intera umanità. Parliamo della Seconda Guerra Mondiale, uno dei periodi più brutti per quanto riguarda l'Europa, un periodo che ha visto milioni e milioni di vittime. Perché far conoscere la storia di Ferramonti? Bene, come detto in precedenza, noi lavoriamo sul concetto della memoria. Memoria che va a sensibilizzare le coscienze al fine di non ricommettere gli stessi errori, ma soprattutto parlare di memoria significa rapportarsi ad un concetto ancora più ampio, che è il concetto dei diritti umani, cioè portare, sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dei diritti umani, creando formazione, creando incontri, creando dibattiti. E pertanto oggi il ruolo di Ferramonti, che è un ruolo importante per la Calabria, un luogo dotato di una grande storia, non può non dialogare, non sensibilizzare su queste tematiche importanti. Ferramonti si presentava come un campo un po' diverso da tutti quelli che purtroppo conosciamo, che si sono susseguiti nella nostra storia recente, e particolarmente noi abbiamo intitolato questo evento Il Lager, la speranza, la salvezza, per cui a me sembrava che fossero stati nominati tre regni danteschi, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, proprio perché, diceva Herman nell'intervista, avremo modo di sentirlo oggi, che tutti quelli che erano reclusi a Ferramonti si sono salvati. Noi di recente abbiamo avuto la giornata delle memoria il 27 gennaio, però più che una giornata il comune di Tarsia, che è il comune in cui Ferramonti si trova, ha realizzato i giorni della memoria che si susseguono durante tutto l'anno e che sono soprattutto incontri con le scolaresche. Ernest Bernard è un personaggio rilevante sul piano culturale. Era uno psicanalista di stampo junghiano che ha esercitato in Italia prima di essere arrestato in quanto ebreo, quindi in quanto personaggio sospetto e nemico dello Stato, ed è stato internato a Ferramonti. A Ferramonti ha avuto la possibilità, sempre in relazione a quella unicità di cui parlavano, di proseguire i suoi studi. Infatti egli scriveva alla moglie Dora a Roma e la moglie gli inviava gli appunti delle riunioni che si facevano a Eranos, no? Da parte degli psicanalisti junghiani. Quando poi fu liberato e tornò a Roma, riuscì a dare un segno di civiltà e di cultura all'Italia degli anni 60. Perché continuò, no, a fare la sua professione di psicanalista e accorsero ai suoi tirocini, alle sue conversazioni amabili, personaggi degni di rilievo, per esempio Fellini, di cui quest'anno ricorre il centenario. Fellini, ecco, andò in terapia da Bernard e, per esempio, se riuscì a scrivere in un certo modo la sceneggiatura di Otto e mezzo oppure di Giulietta degli Spiriti, ecco, si vede lì l'impronta della frequentazione con Bernard. Richard Herrmann chi è? È il grande giornalista ANSA che a 12 anni era stato internato a Ferramonti e la cui madre era compagna di università di Finkenstein. Allora noi abbiamo rintracciato a Madrid questo Richard Herrmann e lo abbiamo intervistato. Egli è stato gentilissimo con noi di Ferramonti e ci ha illustrato, diciamo, tutto il periodo della sua vita di internamento. Egli era un ragazzino di 12 anni quando è stato internato, no? E aveva poi, compreso anche il legame importante di gratitudine che c'era tra sua madre e il maestro Michel Finkenstein. Una volta che il pittore guarì, per ringraziamento, ecco, fece dei disegni, dei quadri per la madre di Richard Herrmann. E Richard Herrmann è stato gentilissimo perché ha regalato a noi quello che era riuscito a trovare tra le cose care di sua madre. Io sono stato internato all'età di 13 anni
per essere stato sicuramente colpevole di essere ebreo, lo sono ancora per ben chiaro. E sì, quello, il campo di Ferramonti era un campo fascista di internamento per ebrei, è stato il campo più grande d'Italia, 2000 persone, 2000 detenuti, e sì, io sono stato tra loro insieme ai miei genitori. Posso dire di questo campo che non è stato un campo di concentramento nel senso tradizionale della parola, è stato un campo della salvezza. Perché? Perché tutti, dico tutti, si sono salvati, neanche uno è stato consegnato ai nazisti, neanche uno ha sofferto maltrattamenti, neanche uno ha perso la vita per cause che non fossero naturali.